La situazione meteorologica per il fine settimana si presenta piuttosto variabile. Avremo per la giornata di sabato il passaggio di un modesto fronte caldo da nord-ovest a sud-est che determinerà nuvolosità diffusa sulla regione e forse un po' di nevischio, qualche debole nevicata su tutta la zona montana fino a fondo valle, segnatamente sulle Alpi e Prealpi Carniche. Temperature in lieve calo nei valori minimi, congelate naturalmente in montagna anche a fondo valle, ma anche in pianura, temperature un po' più miti sulla costa, massime intorno agli 8-9 gradi sia in pianura che sulla costa. In serata, al passaggio del fronte caldo, avremo un aumento dello zero termico fino a 2800-3000 metri con marcate inversioni termiche sotto i 1500 metri, specialmente nelle valli in montagna. Domenica si aprirà con tempo buono, cielo in genere sereno, poco nuvoloso, inversione termica, quindi gelate anche intense a fondo valle, temperature più miti invece in quota oltre i 2000 metri. E per quanto concerne il prosieguo della giornata, avremo l'afflusso di correnti sud-occidentali nei medi e bassi strati che determineranno nuvolosità, specialmente su minore costa e in particolare sulla zona orientale, dove in serata potremo avere qualche debole pioggia e associata anche a qualche foschia. Temperature stazionarie nei valori minimi, per quanto riguarda le massime avremo valori tra i 5 e gli 8 gradi tra pianura e costa. Lunedì poi a Capodanno ci aspettiamo il passaggio di un veloce fronte atlantico con cielo coperto, precipitazioni sparse in genere moderate, un po' più abbondanti sulla fascia orientale della regione, nevicate oltre i 600-800 metri circa, temporaneamente a quote più elevate sulle Prealpi. Miglioramento poi martedì con un lieve calo delle temperature. E dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Puccillo vi saluta e vi augura buon anno nuovo.